A Roma, presenti i sottosegretari agli interni Bisori e Scalfaro, 500 giovani reclute del 24esimo corso ausiliari antincendi compiono il solenne atto del giuramento. Il corso è durato poco più di 3 mesi. In un periodo così breve hanno assimilato appieno lo spirito e la morale che anima i vigili del fuoco. Uomini che, come dice la loro preghiera, hanno come pane il rischio e nei cui petti arde perpetua la fiamma del sacrificio. E il saggio in cui oggi si esibiscono non è una dimostrazione di sterile virtuosismo, piuttosto la prova di un alto grado di efficienza e di preparazione che domani si tradurrà in strenua lotta contro le insidie degli elementi scatenati. Il classico lancio sui teloni. Nella bella plasticità del volo si avverte l'entusiasmo spavaldo dei verdi anni di questi ragazzi. Ragazzi che si affacciano appena alla vita e che tuttavia, oscuri eroi di una guerra oscura, non esiteranno mai davanti al supremo sacrificio. Nonostante le pressioni della Federazione Nuoto Giapponese, i 100 metri ombrello sono stati esclusi dai giochi della prossima Olimpiade. Peccato, in questa gara i nipponici avrebbero indubbiamente conquistato una medaglia d'oro. È ora la volta di una competizione che vede impegnati grossi e pesanti barconi che venivano usati alcuni secoli fa dai locali pescatori. Le gare si svolgono a Okinawa, in occasione della festa del Dio del Mare. A giudicare dagli avvenimenti che ci vengono inviati dal nostro corrispondente di Tokyo, in Giappone non passa giorno che non venga festeggiata una qualche divinità. Quando poi trovino il tempo per fabbricare le clavatte 100 lire l'una, rimane un mistero. Si chiama Festa delle Lucciole e vedremo poi il perché questa manifestazione che si svolge a Berlino a ogni inizio d'estate e che comincia nel pieno del pomeriggio per finire a notte inoltrata. 7 ore di numeri vari che per fantasia e gusto non si discostano troppo dalle attrazioni delle sagre paesane. Tuttavia lo spettacolo diverte enormemente i bravi berlinesi che ogni anno affollano per l'occasione lo stadio olimpico, sede della festa. Dopo un intermezzo bandistico che fa nostalgia d'impero germanico, ecco il bravissimo equilibrista che affronta incappucciato il sottile filo d'acciaio. Ma siamo ormai alla conclusione della lunga giornata. È mezzanotte precisa. Sbocciano multicolori i fuochi d'artificio e sugli spalti con teutonico sincronismo e precisione tutti presenti, 100.000 persone per l'esattezza, accendono altrettante candele, le lucciole della festa.